Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 19 maggio curate dalla nostra redazione. Nicosia, quarta giornata dell'iniziativa Puliamo Nicosia, curata ed organizzata dal Movimento per la Difesa dei Territori. I volontari hanno pulito, estirpato erbacce e decespugliato la zona di Piazza San Francesco e le due villette. Lo scopo dell'iniziativa è quello di rendere sensibili i cittadini alla cura dei beni comuni. Nicosia, il 21 maggio è stato convocato un consiglio comunale con ben 13 punti all'ordine del giorno. Tra i tanti, quelli più rilevanti riguardano la fiscalità comunale con l'approvazione del regolamento per la IUC, l'imposta unica comunale, la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta IMU per il 2014 e l'approvazione delle aliquote per la TASI. Nicosia, il gruppo consigliere di Grande Sud, che in consiglio conta su due consiglieri, Andrea Farinella e Graziella Trovato, ha presentato nella conferenza dei capigruppo 5 punti programmatici da discutere in aula. Si tratta di alcuni punti da inserire nel bilancio di previsione 2014, l'organizzazione di azioni a difesa della casa circondariale di Nicosia, il consorzio dei comuni, in attuazione della legge di abolizione delle province, la rivisitazione del piano regolatore generale e la viabilità provinciale. Il gruppo di Grande Sud appoggia l'attuale amministrazione comunale. Nicosia arriva una boccata d'ossigeno per i comuni siciliani con un acconto sui trasferimenti della regione concesso sul fondo autonomie locali relativo all'anno 2013. Questi fondi che ogni comune inserisce nel bilancio permettono di far funzionare la macchina organizzativa comunale. Nicosia riceverà dalla regione siciliana fondi per 650.000 euro. Nord-Sud, l'ANAS ha pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori finalizzati al completamento dell'intervento di ammodernamento e sistemazione del lotto B5. L'intervento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 38.700 e il chilometro 42.600 della strada statale 117 Centrale Sicula, in corrispondenza dello svincolo con la statale 120 e lo svincolo di Nicosia Nord, ricadente nei territori comunali di Cerami e Nicosia, e prevede un investimento complessivo pari a oltre 96 milioni di euro. E con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie, vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione chiocciola telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.